La Formula 1 a Pergusa è nata con la Ferrari. Era l'anno 1962, il battesimo del Gran Premio del Mediterraneo. Una ribalta internazionale per il circuito del lago, con i grandi campioni del passato come protagonisti. Alfieri, due giovani di allora già molto amati dagli sportivi italiani, Lorenzo Bandini e Giancarlo Baghetti, primo e secondo sul podio, e l'anno dopo tocca a John Surtees, con la Ferrari ancora al vertice, imponendosi sulle inglesi Lotus, BRM e Cooper. Di pari passo i successi nella classe sport prototipi. Mario Cassoni nel 64 vince la Coppa Città di Enna con la 250 Le Mans, mentre l'idolo dei siciliani, Nini Vaccarella, il preside volante, finisce tra le canne, ferendosi seriamente. Ultima apparizione della scuderia a Pergusa, l'esordio della 512S che viene spedita in Sicilia per i test con le rigide temperature invernali di Enna, alla vigilia del campionato mondiale Marche. Il